proseguiamo con la risoluzione di disuguaglianza esponenziale tratta in questo caso, in questa carrellata di esercizi che stiamo vedendo, dal testo Lezioni di matematica per il triennio, il volume 1, degli autori Lamberti, Mereunanni, della ETAS, casa editrice. 3 elevato alla radice quadrata di 3 più x meno 2x al quadrato è minore di 3 elevato alla 2 meno x. Il testo ci presenta un suggerimento, però, se mi posso permettere, un po' farraginoso, non si capisce molto il perché di questo suggerimento. Il testo di Lamberti Mereunanni ha spesso il vizio, diciamo, il vizio, questo tipo di testo ci dà parecchi suggerimenti, ma abbastanza buttati lì, insomma, non si capisce il perché, è bene capire come si risolve. Intanto, condizione di esistenza, perché c'è una radice quadrata, quindi indice dispari, quindi subito pongo come condizione di esistenza questo 3 più x meno 2x al quadrato maggiore o uguale di 0. Ripeto, il radicando di una radice di indice pari, deve, ve lo ricordo, deve essere maggiore o uguale di 0. Cambiamo i segni, a sinistra otteniamo un 2x quadro meno x meno 3 minore o uguale di 0, quindi qualora avesse un delta positivo l'equazione associata a 2x quadro meno x meno 3 uguale 0, questa disequazione sarebbe verificata per valori interni. Allora quello che possiamo fare in questo caso è scomporre, ad esempio, 2 per meno 3 fa meno 6, meno 6 che è un meno 3, meno 6 che è un meno 3 per più 2 ed è anche meno 1, è un meno 3 più 2, quindi questo lo possiamo scrivere come 2x quadro più 2x meno 3x meno 3 minore o uguale di 0, raccogliendo, operando un raccoglimento parziale, otteniamo, raccogliendo quindi un 2x, otteniamo un x più 1, qui raccogliamo un meno 3 e quindi un altro x più 1, tutto minore o uguale di 0, raccogliamo l'x più 1, in definitiva questo si può scrivere come il prodotto fra x più 1 è, come vedete, 2x meno 3 tutto minore o uguale di 0. Allora abbiamo trovato che meno 1 e 3 mezzi sono le radici dell'equazione associata a 2x quadro meno x meno 3 uguale 0, quindi ha delta positivo e quindi è verificata per valori interni. Quindi x compreso, con attenzione, x compreso fra meno 1 e 3 mezzi, con sia meno 1 che 3 mezzi, valori inclusi. Questa è la condizione di esistenza. Adesso risolviamo la nostra disequazione esponenziale, che presenta una base, vedete, due basi, 3 e 3, entrambe maggiori di 1. Quindi possiamo risolvere, possiamo limitarci a risolvere la disequazione dei relativi esponenti, quindi mantenendo il segno di minore. Quindi scrivendo radice quadrata di 3 più x meno 2x al quadrato minore di 2 meno x, che evidentemente, leggendolo da destra a sinistra, quindi come 2 meno x maggiore della radice quadrata di 3 più x meno 2x quadro, è una disequazione irrazionale del tipo a con x maggiore della radice ennesima di b con x, che si risolve, la cui soluzione sarà data dalla soluzione di un sistema composto da tre disequazioni. La prima, che è 3 più x meno 2x quadro maggiore o uguale a 0, adesso capite perché il libro vi mette questo suggerimento, che è questo il sistema, però per arrivare al sistema abbiamo dovuto fare un po' di ragionamenti. Questa è verificata quando x è compreso, abbiamo già calcolata prima, tra x e tra meno 1 e 3 mezzi, quindi questa è tra l'altro la condizione di esistenza, quindi può essere cancellata visto che è presente nel sistema. Poi dobbiamo porre 2 meno x maggiore di 0, che significa x meno 2, cambiando i segni, minore di 0, quindi x minore di 2. E infine dobbiamo elevare alla n, in questo caso al quadrato, ambi i due membri, quindi scrivere 2 meno x elevato al quadrato tutto maggiore di radice quadrata di 3 più x meno 2x quadrato al quadrato, che sarebbe un 3 più x meno 2x al quadrato. E quindi, ancora una volta risolvendo, andiamo, abbiamo x compreso fra meno 1 e 3 mezzi, va bene, x minore di 2 va bene, sono già soluzioni che abbiamo calcolato, sviluppiamo questo quadrato, quadrato di 2 è 4, quadrato di meno x è un più x quadro, meno 4x è quel doppio prodotto, possiamo direi trasportare questo 3 più x meno 2x quadro a sinistra cambiando il disegno, scrivendo più 2x quadro meno 3 meno 3 meno x tutto maggiore di 0. Allora andiamo qui, abbiamo un x compreso fra meno 1 e 3 mezzi con meno 1 e 3 mezzi inclusi, x minore di 2 con 2 non incluso, x quadro più 2x quadro è un 3 volte x al quadrato, eccolo qua, meno 4x meno x è un meno 5x, meno 3, 1, tutto questo deve essere positivo. Allora, quello che possiamo fare è scomporre,
calcolare l'equazione associata a 3x quadro meno 5x più 1 di secondo grado, trovandone le radici con la regola risolutiva e poi naturalmente vedere, qualora fossero due radici della distinte, che la disequazione è verificata certamente per valori esterni. X, 1, 2, ovvero le radici, sto calcolando dell'equazione associata a 3x quadro meno 5x più 1 uguale a 0, che sono meno b, quindi 5, più o meno radice di 25 meno 12, dove 25 meno 12 è 13, quindi 5 più o meno radice di 13 fratto 2a, quindi 6. Abbiamo ottenuto due valori che sono 5 più radice di 13 sesti, che è un valore certamente positivo. Vi ricordo che la radice di 13 è all'incirca un 3,6, quindi anche 5 meno radice di 13 sesti è un valore più piccolo rispetto a 5 più radice di 13 sesti, ma comunque positivo. Pertanto, giusto per quantificarli, ve li scrivo qua, ma voi se avete delle calcolatrici potete tranquillamente quantificarli in modo poi da inserirli nel grafico sistema. Abbiamo che radice di 13, come vedete, 3,6 sommato a un 5 fa un 8,6, che diviso per 6 è un 1,43, quindi 1,43 è il valore di questo 5 più radice di 13 sesti. Così come, visto che la radice di 13 vale un 3,6, quindi meno radice di 13 è meno 3,6, 5 meno 3,6 è un 1,4, che diviso per 6 è un valore che si aggira sui 0,23. Bene, quantificato questo, possiamo andare nel grafico sistema, dove rappresentiamo il meno 1, il 3 mezzi, il 2 e il 5 più radice di 13 sesti e il 5 meno radice di 13 sesti. Allora abbiamo meno 1 è l'unico valore negativo e lo mettiamo qua, eccolo. Poi abbiamo questi due valori che sono nell'ordine 5 meno radical 13 sesti e 5 più radice di 13 sesti, che valgono rispettivamente 0,23 e 1,43, 3 mezzi e 1,5, quindi sta successivamente dopo, sta dopo, e poi c'è il valore 2. Ora, naturalmente non ho scritto la soluzione che ve la dico. 3x quadro meno 5x più 1 è maggiore di 0 quando x è minore del valore più piccolo, quindi 5 meno radice di 13 sesti, unione x maggiore di 5 più radice di 13 sesti. Quindi le soluzioni di questa le scrivo qua: x minore di 5 meno radice di 13 sesti, unione x maggiore di 5 più radice di 13 sesti. Andiamo subito a mettere questa, così ce la togliamo subito. 5 minore di 5 meno radice di 13 sesti e x maggiore di 5 più radice di 13 sesti. Poi abbiamo x compreso fra meno 1 e 3 mezzi. Eccolo qua. I tratteggi possiamo anche non mettere, evidentemente, visto che stiamo risolvendo un sistema. E poi x minore di 2. La soluzione di questo sistema ci darà anche la soluzione della nostra disequazione esponenziale. Passiamo agli intervalli. Ci sono 1, 2, 3 soluzioni. Dobbiamo prendere gli intervalli con 3 linee continue. Sono questo e questo. Gli altri sono vuoti. Pertanto, la soluzione del nostro sistema e pertanto anche della nostra disequazione esponenziale sarà x compreso fra meno 1, attenzione, con meno 1 incluso, è 5 più radice di 13 sesti, e quel valore incluso, quel valore invece è assolutamente escluso, meno 1, ripeto, incluso, 5 più radice di 13 sesti escluso, scriviamolo bene, unione x compreso tra 5 più radice di 13 sesti, 5 meno questo, x compreso fra meno 1 e 5 meno radice di 13 sesti, unione x compreso fra 5 più radice di 13 sesti e 3 mezzi, con, in definitiva, meno 1 e 3 mezzi, valori inclusi, 5 meno radice di 13 sesti e 5 più radice di 13 sesti, valori esclusi. E pertanto questa, se la volessimo scrivere con gli intervalli, così come la scrive il libro, la soluzione sarebbe questa: meno 1,
5 meno radice di 3 sesti, e uno parentesi quadra perché è incluso, 5 meno 3, 5 meno 13 radice di 6 sesti, parentesi tonda perché è escluso, unione, 5 più radice di 13 sesti, parentesi tonda perché è un valore escluso, 3 mezzi, parentesi quadra chiusa perché è un valore incluso. Questa è la soluzione della nostra esequazione. Diciamo quest'altra, 3 elevato meno x meno 81 tutto fratto 5 elevato x più 2 fratto x meno 25 minore o uguale a 0. Questa è un'esequazione fratta che va studiata. Naturalmente dobbiamo determinare preventivamente le condizioni di esistenza ponendo quell'x del denominatore di quell'esponente diverso da 0 e poi naturalmente ponendo anche, per essere precisi, quel 5 elevato x più 2 fratto x meno 25 diverso da 0. Diciamo che però la seconda equazione la dovremo comunque risolvere quando porremo, visto che l'esequazione fratta è il denominatore maggiore di 0. Nel porre il denominatore maggiore di 0 stiamo anche dicendo che è diverso da 0. Quindi è sufficiente scrivere x diverso da 0 come condizione di esistenza iniziale preventiva. Risolviamo l'esequazione fratta ponendo il numeratore intanto o maggiore o uguale di 0, ovvero ponendo 3 alla meno x meno 81 maggiore o uguale di 0. Portando il meno 81 a destra, quindi cambiando di segno, otteniamo un 3 elevato a meno x maggiore o uguale di 81. 81 è un 9 per 9, è un 3 alla quarta, quindi otteniamo che 3 alla meno x è maggiore o uguale di 3 alla quarta. 3 è una base, lo ricordo, positiva e soprattutto maggiore di 1, quindi possiamo risolvere la disequazione dei rispettivi esponenti scrivendo meno x maggiore o uguale di 4. E moltiplicando per meno 1 ambedue i membri, quindi cambiando in questo caso, perché stiamo moltiplicando per un numero negativo, il verso della disuguaglianza, otteniamo x minore o uguale di meno 4. X minore o uguale di meno 4 è la soluzione dell'aver posto il numeratore maggiore o uguale di 0. Poniamo il denominatore maggiore solo di 0, in modo tale da comprendere anche la seconda delle condizioni di esistenza, ovvero 5 elevato x più 2 fratto x meno 25 maggiore di 0. Portando anche in questo caso il meno 25 a destra, quindi cambiando di segno, otteniamo 5 elevato alla x più 2 fratto x è maggiore di un 25. 25 è 5 al quadrato, quindi 5 elevato alla x più 2 su x è maggiore di 5 al quadrato. Anche qua 5 è una base positiva, ma soprattutto maggiore di 1. Possiamo risolvere, mantenendo il segno di maggiore, la disequazione dei relativi esponenti, ponendo x più 2 fratto x maggiore di 2. Portiamo il 2 a sinistra, cambiando il segno, quindi scrivendo x più 2 fratto x meno 2 maggiore di 0, minimo comune multiplo che chiaramente è x, x diviso x su 1 per x più 2 è un x più 2, x per meno 2 è un meno 2x, tutto quanto maggiore di 0. In definitiva, la disequazione fratta fra polinomi che abbiamo ottenuto è un x meno 2x che è un meno x e un 2 meno x, tutto fratto x che è maggiore di 0. Risolviamola questa qui ponendo numeratore positivo e denominatore positivo e poi studiando nel segno del grafico dove la frazione è positiva. Il numeratore di questa frazione è positivo quando 2 meno x è positivo, che significa x minore di 2 cambiando i segni. Il denominatore è positivo quando x è maggiore di 0. Rappresentiamo x maggiore di 0 e x minore di 2 nel grafico segni. Questo è un x minore di 2, questo è un x maggiore di 0. Abbassiamo gli intervalli e operiamo il prodotto di segni, più per meno, più per più, meno più meno. Ci interessa quando è che la frazione è positiva per x compreso fra, come vedete, tra 0 e 2. Quindi abbiamo che il denominatore in definitiva è positivo quando x è compreso fra 0 e 2. Ricordo che sia 0 che 2 naturalmente sono valori esclusi, visto che fanno parte del denominatore. E quindi anche la condizione di esistenza della prima x diverso da 0 viene mangiata da questa condizione, perché questa ci dice che x è minore di 2 intersecato con x maggiore di 0, ma essendo x maggiore di 0, x non è 0, quindi quelle condizioni di esistenza possiamo toglierle, visto che sono state già comprese nel nostro calcolo del numeratore maggiore o uguale a 0 e del denominatore maggiore di 0. Andiamo a fare il grafico dei segni per studiare il segno di questa frazione, per vedere dov'è che è negativa. Abbiamo un meno 4 qui, poi abbiamo 0, poi abbiamo 2, abbiamo che x minore o uguale di meno 4 lo rappresentiamo naturalmente in questo modo, e x compreso fra 0 e 2 lo rappresentiamo in questo modo. Tiriamo sotto gli intervalli, facciamo il prodotto dei segni, abbiamo che più per meno fa meno per meno più, meno per più, meno per più meno, meno per meno più. Ci interessano i segni meno,
perché ci chiedono quando è che quella frazione è minore o uguale di 0, allora pertanto il risultato sarà minore o uguale di 0 quando x è minore o uguale di meno 4 unito con x compreso tra 0 e 2. Eccola qui pertanto la soluzione della nostra disequazione. Radice quadrata di 2 elevato x quadro meno 1 terzo è maggiore o uguale di 2 terzi. Disequazione irrazionale cosiddetta di tipo elementare che va risolta risolvendo il seguente sistema, nel quale mettiamo la condizione di esistenza, ovvero 2 elevato x al quadrato meno 1 terzo che deve essere maggiore o uguale di 0, e poi elevando al quadrato da una parte e dall'altra, visto che 2 terzi è un valore sempre positivo, avremo che 2 elevato all'x quadro meno 1 terzo, in quanto la radice quadrata di 2 elevato x quadro meno 1 terzo al quadrato rimane radicando 2 elevato x quadro meno 1 terzo, è maggiore o uguale di 2 terzi al quadrato, ovvero di un 4 noni. Allora risolviamo le due disequazioni ricorrendo in entrambi i casi intanto trasportando meno 1 terzo in entrambi i casi a destra, quindi cambiando di segno, ottenendo le seguenti due disequazioni esponenziali elementari del tipo 2 elevato x quadro è maggiore o uguale di 1 terzo, e in questo caso avremo un 2 elevato x quadro è maggiore o uguale di un 4 noni più 1 terzo, e visto che 1 terzo è come scrivibile come 3 noni, 3 noni più 4 noni si può scrivere come 7 noni. Allora risolviamo entrambe le disequazioni esponenziali elementari con l'ausilio dei logaritmi, mettendo cioè davanti a ciascuno dei due membri, sia qui che qui, il logaritmo in base 2, e quindi nella prima disequazione del sistema avremo che log in base 2 di 2 alla x quadro è maggiore o uguale del logaritmo in base 2 di 1 terzo. Non cambiamo il verso della disuguaglianza e non lo cambieremo nemmeno nella seconda disequazione perché 2 è una base maggiore di 1. Ma log in base 2 di 2 alla x quadro maggiore o uguale di log in base 2 di 1 terzo si può scrivere come a sinistra come x quadro maggiore o uguale log in base 2 di 1 terzo, applicando la solita proprietà dei logaritmi, ovvero secondo la quale log di a fratto b è log di a meno log di b, si può scrivere come log in base 2 di 1 meno log in base 2 di 3. Ma log in base 2 di 1 è 0, e quindi rimane un x quadro maggiore o uguale di meno logaritmo in base 2 di 3, che essendo la base 2 positiva, è un numero positivo, col meno davanti verrà un numero negativo, quindi verrà che 2 all'x quadro meno 1 terzo è maggiore o uguale di 0, ovvero x quadro maggiore o uguale di meno logaritmo in base 2 di 3, per tutti x appartenenti all'area, perché x quadro, essendo sempre positivo, essendo al quadrato, è sempre maggiore di un numero negativo e non uguale. Quindi la prima disequazione del sistema è verificata per ogni x appartenente ai reali. La seconda viene un 2 elevato x quadro maggiore o uguale di 7 noni. Anche in questo caso, mettendo da una parte all'altra il logaritmo in base 2, quindi lo facciamo anche nella seconda, andiamo a ottenere che log base 2 di 2 elevato x quadro risulta essere maggiore o uguale del logaritmo in base 2 di 7 fratto 9, che si può scrivere nuovamente applicando a destra la proprietà dei logaritmi e a sinistra abbiamo sicuramente un x al quadrato, quindi lo scriviamo qua, otteniamo x quadro maggiore o uguale, vediamo di che cosa, di log in base 2 di 7 meno log in base 2 di 9. Allora, alcune precisazioni. Abbiamo log in base 2 di 7, se lo vogliamo quantificare, è questo, allora possiamo scrivere come x quadro maggiore o uguale di log di 7 fratto log di 2, dove ho scelto per operare il cambiamento di base la base decimale, meno log in base 2 di 9 si può scrivere come logaritmo decimale di 9 fratto logaritmo decimale di 2. Allora, guardate un attimo, 0,7 è un valore che si attesta sui 0,8, 0,81, 9 è un 0,95, logaritmo di 9 è un 0,95, quindi questo è un 0,81 log di 7, log decimale 9 è circa un 0,95. Se fate questa frazione, quindi calcolate esattamente, se andate a calcolare il logaritmo di 7, come ho detto io, ottenete un 0,84, come ricordavo bene. Visto che il logaritmo di 2, credo che lo sappiate, vale 0,3, 0,85 diviso 0,3 è un 2,83. Meno, allora log di 9, se lo andate a calcolare come vi ho detto, è un 0,95, che se diviso per log di 2, che è 0,3, vi viene un 3,18. Allora 2,83 circa meno 3,18 circa è un numero negativo, e anche in questo caso si ripropone la situazione di prima, x quadro maggiore o uguale di un numero negativo, quindi
verificata, essendo in squadro elevato esponente pari, quindi sempre positivo, sempre per tutti x appartenenti a. Quindi anche la seconda disequazione, quella cioè derivante dall'elevamento al quadrato dei due membri, è sempre positiva. E pertanto, sempre, intersecato con sempre, non sempre, allora avremo che questa disequazione irrazionale, che poi viene risolta risolvendo delle disequazioni esponenziali, è verificata da meno infinito a più infinito, cioè tutti x per tutti x appartenenti reali.